Good morning beautiful people, bentornati in un nuovo video Coffee Talk, in una location un po' particolare perché sono in Umbria, in un weekend di relax, ma ne ho approfittato lo stesso per fare un video, perché è un video chiacchiera questo, quindi super tranquillo e non mi impegna troppo. E oggi ho pensato per questo Coffee Talk, e per chi fosse nuovo qui e non sa di cosa sto parlando, allora innanzitutto piacere, io sono Arianna, sono un Holistic Business Strategist e lavoro con piccoli business, freelance e imprenditori per aiutarli a creare delle strategie di comunicazione etico consapevoli che li aiutano a raggiungere in modo più efficace ed efficiente i loro obiettivi di business. E insetti ovunque, e l'obiettivo di questa rubrica, che si chiama appunto Coffee Talk, è unicamente quella di fare delle chiacchiere sul tema della comunicazione digitale, sull'imprenditoria, sulla vita da freelance, eccetera eccetera. E questa settimana ho pensato di parlarvi di tre errori che feci quando iniziai la mia attività da solista, e che alcuni di quegli errori mi hanno portato ad avere, diciamo, dei problemi anche ad oggi. Quindi condivido questa cosa con voi perché magari uno, vivete la mia stessa situazione, vi sentite soli. Io mi sono sentita tanto sola in alcune situazioni, e solamente vedendo che anche altre persone avevano le mie stesse difficoltà mi sono tranquillizzata un po'. Oppure perché state decidendo di lanciare la vostra attività e quindi magari potete evitare alcuni di questi errori, anche se secondo me l'errore è molto importante perché ci aiuta veramente a crescere e a trovare delle soluzioni, a capire realmente quello che vogliamo fare. Per questo io parlo molto spesso dei miei errori, tra l'altro ho scritto anche un articolo a riguardo con altri errori che feci all'inizio, quindi se volete andare a vedere tutte le altre cose che ho sbagliato nella mia vita, potete andare sul mio blog, vi lascio il link in descrizione a questo video. È una domanda questa che ho fatto anche ieri su Instagram, proprio per chiedere anche quali sono stati i vostri errori, e alcune persone mi hanno risposto. Ho lasciato poco tempo perché l'ho postato ieri sera e il video lo registro la mattina seguente, però vi condivido le risposte che ho per il momento. Ma partiamo dai miei tre errori più grandi. Allora, il primo è sicuramente stato quello di avere fretta. Io lavoravo in azienda, una realtà che inizialmente amavo tantissimo, ma negli ultimi anni era cambiata e io non mi trovavo più a mio agio, non rispecchiava più i valori che volevo perseguire, e quindi ero arrivata a un punto di saturazione. Avevo provato a tornare in Italia, perché allora lavoravo in Francia, e provare a lavorare da remoto, ma anche quello non era sufficiente a farmi sentire veramente felice del mio lavoro. E quindi decisi di staccare la spina, dare il mio preavviso di 3 mesi e iniziare una nuova avventura, ma senza essermi preparata. Uno, perché non sapevo prima dei 3 mesi che volevo fare la vita dell'imprenditrice, della libera professionista. Anzi, tutti i miei amici che mi dicevano dovresti fare qualcosa di tuo, dovresti metterti in proprio, io dicevo assolutamente no, perché io penso di essere molto brava nel mio, ma non tanto brava in tante altre cose per cui che sono necessarie per essere una imprenditrice o libera professionista. Quindi non mi ci vedevo proprio. È stata più una scelta data da una necessità interna veramente di cambiare strada e di fare qualcosa che mi appassionasse veramente. Però scelta non ponderata, non mi sono data il tempo di prepararmi, io ho strappato il cerotto e ho iniziato a lavorare dopo. Quindi questo sicuramente è stato un errore per vari motivi. Uno, non ero pronta a livello finanziario, nel senso che non avevo messo da parte dei soldi per, diciamo, gestirmi la fase iniziale del mio nuovo percorso, ma ancora di più io non avevo pensato alla mia offerta. Nel senso, io ero consapevole delle mie capacità, di quello che ero brava a fare, quindi comunicazione, pubbliche relazioni, creazione di contenuti, e c'è Tucker qui che mi disturba. Vai giù, Tacchino, dai, cosa c'è? E pensavo semplicemente di
offrire quello, ma l'offerta da libera professionista è molto diversa. Deve essere un'offerta chiara, perché se non la capisci bene tu, è difficile che la capiscano i tuoi potenziali clienti. E quindi non mi ero data neanche il tempo di studiare il mio personal branding, di studiare la mia offerta, di studiare la mia strategia. L'ho fatto in corso d'opera e questo è stato ovviamente un errore, perché quando si parte e non si hanno le idee ben chiare, non si ha una strategia che ci sostiene, finiamo per uno impiegarci un sacco di tempo a capire esattamente quello che vogliamo fare. Nel frattempo siamo impegnati a cercare di avere qualsiasi tipo di entrata, e quindi è molto molto difficile. E io infatti ho dovuto fare, dopo un annetto e mezzo, un rebranding totale e mettermi veramente seduta e creare dei servizi e spiegarli per bene, in modo che potessi avere un'offerta chiara per i miei clienti. E questo sembra strano detto da una persona che fa la strategist, ma ricordatevi il detto: il calzolaio è sempre quello con le scarpe bucate. Ed effettivamente è così, siamo bravissimi a occuparci delle cose degli altri, ma quando si tratta di noi facciamo schifo. Il secondo errore che feci, e che tuttora ne pago le conseguenze, tuttora sto cercando di rimediare a quell'errore, perché continuo a farlo inesorabilmente, proprio zuccona fino in fondo, è stato quello di non prestare attenzione al lato finanziario ed economico della mia attività. I soldi, io ho studiato economia e marketing, ma di marketing c'era pochissimo, quindi ho fatto i miei corsi di bilancio, il mio corso di microeconomia, macroeconomia e via dicendo, ma non essendo cose a cui io ero interessata, proprio una volta dato l'esame mi sono uscite completamente dalla testa, senza lasciare nessuna traccia dietro di loro. E quindi quando ho iniziato a avvicinarmi al mondo della libera professione, proprio come ho detto prima, io ero brava nelle mie cose, ma gestione dei soldi, bilancio, piani, no, niente, proprio arabo per me, e non ci ho mai guardato, cioè ho fatto proprio come lo struzzo. Quella cosa mi fa paura, non voglio vedere che magari non ce la sto facendo, non sto crescendo come vorrei, e metto la testa sotto la sabbia. E non mi preoccupo di quali sono le voci, il commercialista mi dice devi pagare questo, lo pago, ma non mi faccio nessun tipo di piano. Cosa orribile da dire, lo so, ma faccio coming out su questa cosa e so di non essere sola. Non mi giustifico, perché secondo me è qualcosa di ingiustificabile, ma non nel senso negativo del termine, nel senso semplicemente che se è una cosa che tu vuoi realmente far succedere, vuoi realmente far crescere la tua attività, vuoi realmente far crescere il tuo business, vuoi realmente raggiungere quegli obiettivi, portare avanti i tuoi valori, devi anche occuparti della salute della tua azienda, anche se la tua azienda sei solamente tu. E quindi è qualcosa su cui sto continuando a lavorare, con tante incertezze, con tanta confusione mentale, ovviamente affiancata dai professionisti, perché non sono cose che io conosco, e quindi ho bisogno di professionisti che mi aiutino, ma non sono professionisti a cui io devo delegare e dire ve ne occupate solamente voi, io non voglio sapere niente. No, lo struzzo toglie finalmente la testa dalla sabbia e inizia a preoccuparsi in prima persona. Quindi questo sicuramente è qualcosa che ho sbagliato a non fare fin dall'inizio, sto cercando di rimediare ora, con molte più difficoltà rispetto, secondo me, se l'avessi fatto fin da subito, perché adesso devo andare a riprendere anche tutti gli anni passati e fare un po' i conti con il mio passato, appunto. Però vabbè, si fa e si va avanti e si cresce. Il terzo errore è stato quello di far condurre la mia offerta ai miei clienti, e questa cosa è una cosa che io vedo fare da tantissimi freelance, da tantissime persone che io adesso seguo con il mio percorso Mindful Business, che è appunto un percorso per
piccoli business, freelance, eccetera, che o vogliono lanciarsi con un'offerta sul mercato oppure che si trovano disallineati con il loro business e si trovano in una situazione che quello che stanno facendo non era quello che sognavano di fare. E molte volte appunto questo, cioè la paura di non fatturare che ci porta a accettare qualsiasi cosa che il nostro cliente ci chiede. E questa cosa è un errore per noi ed è un errore per il nostro cliente, perché non porta benefici ad entrambi, nel senso che se noi siamo i professionisti nel nostro campo e il nostro cliente si affida a noi per una consulenza, per un servizio, per un prodotto, noi siamo gli esperti in quel campo, quindi è nostro compito condurre i nostri clienti alla scelta migliore per i loro interessi, per i loro obiettivi. E dire sì a tutto e accettare qualsiasi cosa che il cliente vuole, che il cliente chiede, può essere un errore perché può andare a discapito del successo del nostro cliente e ovviamente a discapito nostro perché finiamo a fare delle cose che non ci appassionano, non ci interessano e che secondo noi non hanno alcun valore. Però ho deciso proprio anche, per esempio, di smettere di collaborare con delle agenzie. Perché non tramite, lavorando tramite altri non riuscivo a portare avanti quello che erano effettivamente i miei insegnamenti e i miei valori, il mio modo di lavorare, dovevo sottostare a quello di un altro e sapevo che questa non era una cosa che volevo fare. Quindi questi sono i miei tre errori, adesso vi condivido altri tre errori invece vostri, intanto Tucker che mi rompe le scatole come sempre. Ok, allora. Il primo commento è quello che ci ha mandato Valentina di Val The Visual e dice: non avrei collaborato con agenzie, era come fare la dipendente ma lavorando di più. Condivido, come ho detto prima, anche la mia esperienza a lavorare come freelancer per agenzie non è stata l'ideale. E un'altra cosa che vorrei sottolineare, che ho visto fare parecchie volte a liberi professionisti, è quello di fare liberi professionisti in versione dipendente, ovvero partita IVA, ma lavoro con un'unica azienda o lavoro con un unico cliente, come veramente se fossimo dei dipendenti ma senza un contratto da dipendente ma con partita IVA. Questa cosa è sbagliatissima perché in questo modo uno non lavoriamo sulla nostra offerta ma abbiamo semplicemente un singolo interlocutore che non ci vuole fare un contratto da dipendente e ci obbliga a fare partita IVA. E la seconda è perché non abbiamo nessun tipo di tutela. Quindi, se questo cliente ci lascia a casa, noi non solo rimaniamo senza clienti, ma rimaniamo senza personalità, senza brand identity, senza servizi, eccetera. Quindi, non fate l'errore di lavorare come se foste dipendenti, ma con vostra partita IVA. Se siete dei freelance, siete dei freelance e fate freelance, quindi lavorate con i più clienti e gestite la vostra offerta. Se dovete lavorare con un solo datore di lavoro, pretendete un contratto da dipendente. Secondo è Jessica di Metodo Contabile che dice: farei subito l'università appena finito gli superiori senza aspettare anni. Io non mi identifico in quello che ha detto Jessica, ma la capisco, nel senso che io ho proprio scelto di continuare a studiare senza fare un gap year, quindi un anno di pausa, proprio perché per me tornare a studiare dopo un periodo di pausa sarebbe stato impossibile. Per me studiare non corsi che ho appunto scelto, ma fare un percorso universitario, un percorso di studi con materie anche che magari non mi appassionavano particolarmente, è sempre stato molto difficile. Quindi se avessi dovuto fermarmi per poi riniziare, non sarei mai andata da nessuna parte. Infatti io ho fatto la triennale e poi ho deciso proprio di non proseguire con il mio percorso di studi perché non trovavo nessuna corrispondenza e non volevo passare altri 2 o 3 anni a studiare qualcosa che non mi interessava. Quindi ho detto ok, mi fermo, vado a lavorare. E poi investo su dei corsi di formazione specifici e verticali sulle cose che mi interessano. Comunque ti capisco, Jessica, probabilmente anch'io se avessi fatto degli anni di pausa sarebbe stato molto duro tornare a studiare. E l'ultima è
la Chiara Battaglioni Nazionale, la nostra personal organizer di Bologna. Adoro il suo profilo, se non la conoscete andate a guardarla. E mi scrive meno pippe, e sì, si può dire perché mi ha chiesto se si può dire in tra parentesi, e più produzione di contenuti da subito. Sì, la produzione contenuti è qualcosa che molti trascurano. Io ho fatto l'opposto, infatti se leggete l'articolo che vi lascio qui di sotto in descrizione, uno dei miei errori è appunto stato quello di mettere troppa carne al fuoco. Venendo da una realtà aziendale in cui proprio mi occupavo anche della creazione di contenuti e programmazione strategica della comunicazione, i contenuti per me erano super importanti, però ho fatto l'errore di dire passo quello che faccio in azienda, quindi canale YouTube, podcast, blog, social media, eccetera, sulla mia singola realtà. Quindi aggiungo a quello che ha detto Chiara, più contenuti fin da subito, assolutamente sì, ma con un piano in mente, in modo che la strategia sia effettivamente sostenibile per la persona. Quindi magari concentrarci su due piattaforme alla volta e poi costruire su quelle e non abbracciare tutto contemporaneamente per poi magari finire un po' esaurita come ero arrivata io. Comunque niente, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, abbiate trovato un po' di conforto, dei contenuti interessanti per non fare gli stessi tipi di errori. Anzi, se vi è piaciuto mettete un thumbs up, iscrivetevi al canale se non lo siete e se avete voglia di condividere con me e con il resto della community i vostri errori di business, li potete lasciare nel box dei commenti qui sotto. Io vi do appuntamento alla prossima settimana probabilmente con un altro video. Ciao ciao!